sono tanti modi, credo, per interpretare 70 anni dopo che cosa è resistenza oggi. Io credo che ci sia da riflettere molto sulla relazione tra resistenza e indifferenza. Lo disse Dossetti, che la liberazione non fu soltanto una battaglia per la libertà, ma fu anche una riscossa civile, un sussulto delle coscienze. E i partigiani non furono indifferenti, come non lo è indifferente chi ogni giorno osserva la Costituzione e i principi di legalità del nostro paese. E quindi credo che l'indifferenza oggi sia un modo, una manifestazione che noi dobbiamo respingere. Quanto accade nel Mediterraneo, quando il Mediterraneo diventa il cimitero di tante vite umane, è invece il segno dell'indifferenza, il segno dell'incapacità talvolta anche della politica e dei governi democratici e nazionali di dare risposte adeguate, di farsi carico di un grande bisogno contemporaneo, di un grande diritto umano che è il diritto all'accoglienza a bambini, a donne, a giovani, a uomini che scappano da paesi in guerra, da paesi in povertà, da paesi sottoposti a grandi persecuzioni. Credo che ci sia una relazione tra la vicenda di allora, 70 anni fa, e le vicende contemporanee di oggi, che in un qualche modo è un po' l'eredità che raccogliamo con consapevolezza e con responsabilità, ma anche con la fiducia e la speranza di poter contare in Italia e in Europa su un continente che ha diffuso civiltà e che può, credo, continuare a farlo ancora.